sicuramente gli operatori commerciali, le imprese debbono essere una parte fondamentale di questa ricostruzione della città. Noi dobbiamo mettere in condizione l'impresa privata di poter andare avanti, di poter creare ricchezza e questo è un passaggio fondamentale per una crescita che sia una crescita duratura e che dia opportunità di benessere a tutti. Un evento unico e straordinario. Avevamo detto che le prime 2 settimane di novembre avremmo illuminato Napoli. Ebbene, parola data e confermata. La seconda settimana di novembre, per la prima volta nella storia di Napoli, si illumina Napoli. 145 chilometri di strade e 36 piazze illuminate dalle imprese napoletane. Alla presenza del sindaco Gaetano Manfredi e dell'arcivescovo Mimmo Battaglia, dalla storica sala delle grida della Borsa sono state accese alle 17 di oggi le luci in tutta la città, con un appuntamento seguito in videocollegamento da 6 siti: Scampia, Via Partenope, Santa Teresa, Via dei Mille, Via Toledo e Piazza del Plebiscito. Una spesa di circa 2 milioni e 400 mila euro per la Camera di Commercio, che ha sostenuto progetto, noleggio delle installazioni, montaggio e costo dell'energia elettrica. Sono stati impiegati 3 mesi per l'allestimento, includendo quartieri illuminati per la prima volta, con 10 mega installazioni, a partire dall'albero di 23 metri a cerchi concentrici bianchi davanti al colonnato San Francesco di Paola in Piazza del Plebiscito, da quello verde di 10 metri in Piazza Municipio alle figure fiabesche in Galleria Umberto e Via Partenope, ai pupazzi di neve e ai pinguini in Piazza dei Martiri, fino ad angeli e cherubini davanti al Duomo, mentre a Scampia e Miano si trovano fiocchi di neve, cuori di luce e pioggia di stelle come a Forcella e al Vomero. Le luci resteranno accese fino a 6 gennaio e per l'anno prossimo è stato già promesso il raddoppio delle strade. Ci auguriamo che le luminarie rappresentino veramente un segnale di serenità, di feste natalizie che rappresentino veramente una svolta e che guardino a un nuovo anno che riesca a far realizzare quelle speranze che i napoletani e la città hanno di maggiore serenità, ma anche di un nuovo sviluppo e una nuova ripartenza.